siamo molto, molto felici di averti qui. Fiordaliso, ti possiamo chiamare Fiorda. La Fiorda. La Fiorda. Quindi sappiate che io so già come mi devo comportare con voi, belle molto mie. Bene. Ma secondo me tu sai come... Ho già affilato i dandy. Come comportarti in generale nella vita. Partiamo molto tranquillamente, partiamo dall'inizio. Il tuo è stato un inizio, sì. Proprio... Quando le donne avevano la coda, proprio, una cosa antica. Ripercorrendo proprio tutta la tua carriera. Il tuo esordio è stato nell'81 a Castrocaro e non è stato un esordio normale, perché tu hai vinto con Scappa Via. Che ricordi hai di quel momento? Ti sei informata? Mi sono preparata. Allora, guarda, io mi presentai a Castrocaro e non avevo una canzone inedita. Allora mi dissero, ma hai solo questa canzone? Era una canzone che mi avevano dato dalla mia città di Piacenza. E dissi, sì, ho solo questa canzone. Dice, ti mando da un cantautore nuovo. E io andai a Massa Carrara da questo cantautore nuovo, che si chiamava Zucchero. L'ho sentito nominare, sì. L'hai sentito nominare? Sì. Un giovane. Io arrivai, ero un ragazzotto così, e arrivai dentro nel suo studio, tutto un po' malandato, e c'era un pianoforte con un tasto un po' rotto, che stava un po' su così. Chiaramente, la curiosa, sono andata a leggere, c'era scritto stronzo chi legge. Ecco, questo è stato il mio incontro con Zucchero, che poi mi scrisse Scappa Via, e vincemmo a pari merito Castrocaro. Quell'edizione. Come no? Ma quell'edizione c'era anche Eros Ramazzotti, era un ragazzo con una camicia di pizzo rossa che suonava sempre con i boccoli biondi, mica l'Eros di adesso. Che bello. Era bello, era bellissimo, sembrava un putto, era veramente bellissimo, sì. Avevo dimenticato il dettaglio della camicia rossa in pizzo, ma grazie per avercelo ricordato. Nell'82 invece sei andata a Sanremo sì. Con una sporca poesia, sì. E com'era il clima? So che hai molti aneddoti che riguardano il dietro le quinte. Quell'anno c'era Vasco Rossi, c'era Stefano Sani e io ero nei giovani, però quell'anno non c'erano i giovani e i big, c'era categoria A e categoria B e misero Claudio Villa nella categoria B. Ma perché? Perché forse Claudio Villa in quel periodo non era all'apice della carriera, ma allora si ragionava in una maniera un po' differente da adesso. Io fui buttata fuori la prima serata con una sporca poesia e anche Claudio Villa. Claudio Villa denunciò il Festival di Sanremo, vinse subito la causa, sì. E tutti quelli che furono buttati fuori allora dovevano passare di diritto in televisione e nelle radio. E io devo ringraziare Claudio Villa, Matteo, perché una sporca poesia diventò un successo. Ma vedi le cose! Fantastica! Vedi, non le sa nessuno queste cose. È il destino. Comunque voglio ringraziare il patron, che purtroppo non c'è più, Ravera, che fu lui che mi fece conoscere Zucchero, fu lui che mi fece vincere Castrocaro, che poi cominciò la mia carriera, cominciò questo mio sogno nel cassetto che divenne realtà, questo che sia chiaro. Beh, sì, perché il tuo talento e a questo punto anche un po' lo zampino del destino ti ha portato ad essere una giovane, ma con un successo da big, potremmo dire, ricollegandoci sì, a Sanremo. Sì, mica subito, perché... Però... Con una sporca poesia, perché c'erano le radio private allora, sì. E quindi io avevo un look un po' particolare, se c'era Mariotto adesso gliel'avremmo chiesto a lui. Ma guarda, salvati, parole non ti preoccupare. Buone. Però... è stato un sogno, vi posso dire, tutto quello che io ho avuto ancora adesso lo considero un regalo, perché ci sono magari tanti altri cantanti che sono più bravi di me e che non sono riusciti ad arrivare dove sono arrivata io e sono molto felice. Beh, poi Sanremo, insomma, il tuo nome davvero è legatissimo ne al Festival nove. Ma com'è possibile che tu non l'abbia mai vinto? Io non me ne faccio una ragione di questa cosa. Ma guarda, non lo so, io sono sempre stata con una vita da mediano e va bene così, come dice il grande, una vita Liga da Ligabue. Io sono curiosissima di sapere, tu insieme alle altre regine di Sanremo, a quell'epoca, no? Cioè, com'era Loredana Bertè? Che eravate Guarda, amiche? Guarda, io, no, Loredana, quel periodo lì degli anni Ottanta, sì. Io non la conoscevo, l'ho conosciuta più avanti, dove lei si presentò, adesso non mi ricordo esattamente che Sanremo era, penso che sia stato dove io ho cantato Il mare più grande che c'è, I Love You Man. E lei si presentò cantando una canzone con la pancia. Ah, certo.
Ma nessuno lo sapeva. Non lo sapevano neanche i suoi discografici. Saranno stati contenti. No, lei è un genio. Arrivò con un mantello, io me lo ricordo perché ero prima di lei, con un mantello, con le ballerine tutte con questo mantello. Nessuno pensava che cosa stava succedendo. A un certo punto la chiamarono Loredana Bertè, lei si tolse il mantello e mi ricordo che c'era quello della discografia. La voleva bloccare e lei meravigliosa uscì con questa pancia per protesta, perché lei è così, lei è tuttora così. E Donatella Rettore invece? Donatella è una mia amica telefonica. Ah sì, vi sentite la sera? No, ci sentiamo ogni tanto per telefono, quando gli gira che mi deve chiedere qualcosa mi chiama e volentieri, oppure chiamo io lei, volentieri stiamo a chiacchierare, no? Tutte le mie colleghe, se sono arrivate dove sono arrivate, è perché hanno qualche cosa di speciale, hanno una forza dentro, hanno una voce particolare e ci vuole una cosa che ti fa arrivare, altrimenti arrivi un anno e poi te ne vai. Una grande luce, una grande donna, una grande anima, come lo era Mia Martini. Che ricordi hai tu di lei? Io ho un debole per le sorelle Bertè. Mimì, secondo me, tuttora rimane una delle voci più belle che ci sono in Italia. E con Mimì ci trovavamo, tante volte ci mettevano nel camerino assieme. Io non ero amica di Mimì, a me non piace dire sono amica, quando non è vero. Io anche queste cantanti delle quali ho parlato prima sono colleghe, perché l'amicizia per me è un'altra cosa. Quindi anche Mimì era una mia collega, ma facevamo tante chiacchierate nel camerino, perché stavamo ore ad aspettare magari che doveva cominciare a noi. E non l'ho mai sentita parlare male di una sua collega, però Mimì aveva una cosa dentro, ma non è sofferenza, non la voglio chiamare sofferenza, era un amore per la musica, un amore per gli uomini magari che aveva avuto, che riusciva a farli, a trasmetterli attraverso le canzoni. Tu quando senti Mimì cantare ti viene una pelle d'oca. Ma a me viene adesso solo a vedere i tuoi occhi luccicanti, sì, il trasporto. Mimì, quando passava che faceva una nota, era Mimì. Ciao Mimì. Fiordaliso, la canzone, restando sempre in ambito Sanremo, la canzone di Fiorella Mannoia che è arrivata seconda all'edizione di quest'anno, Che tu sia benedetta, in molti hanno detto che ricordava una canzone tua, Accidenti. Guarda, a te. Allora, mi hanno anche messo in bocca delle cose che io non ho detto, cioè il fatto che io ho denunciato questa cosa, non è assolutamente vero. Diciamo che si assomiglia un po' all'inizio, e ribadisco che io preferisco Accidenti a te. Cioè, comunque, il fatto che tu sia benedetta assomigli ad Accidenti a te, a me ha portato solo bene. Io ho avuto 200.000 visualizzazioni in più su YouTube, quindi io sono solo contenta. Quindi non hai detto Accidenti a lei? No, anzi, vuol dire che la mia era una bella canzone. E senti, invece, tra le canzoni non tue, cioè quelle che non hai cantato, quale avresti amato proprio cantare? Beh, qui ritorniamo su Mimì. Non lo so se mi piace perché la cantava lei, però Almeno tu nell'universo è una canzone che comunque io nei miei concerti canto ricordando Mimì, perché è una delle artiste che non voglio che l'Italia si dimentichi. Mimì è Mimì, è intoccabile. Tu hai fatto tantissima televisione, soprattutto negli ultimi anni, ed è ormai celeberrima la tua partecipazione all'Isola dei Famosi. Non te ne puoi andare. Uscita, ma non era finito. Guarda, il tempo? Siediti che vai. Non te ne puoi andare né da qui e non te ne potevi andare neanche da lì, perché hai provato tutti i giorni ad andartene. Ma tu non sai quanto io sono una fan dell'Isola dei Famosi. Io ho rotto le scatole per andare all'Isola dei Famosi. Ma cosa ti attraeva dell'isola? L'avventura.
l'avventura, l'avventura, la natura, io misurarsi. Amo alla follia. La Simona Ventura. No! Beh, guarda, allora, Simona Ventura, fuori dall'Isola dei Famosi, la amavo molto. Lì non l'ho amata, adesso la riamo di nuovo. Lì non... Aveva una strategia, magari, aveva un suo gioco. No, ma no, perché secondo me lì viene fuori un po' il peggio di noi. Dicono, no, lì viene fuori come sei te. No, viene fuori il peggio di noi. E insomma, ti stavo dicendo che a me l'isola proprio... Ti piaceva da pazzi. Io sono una donna forte, la guerriera. Sono andata là, io la lupa, ho fatto una canzone che si chiama La Lupa, figurati, quindi io sono una lupa. Una pecora. No, non hai un'idea. Io proprio una cosa... La noia. Eravamo un isolotto che è grande come questo studio. Ci hanno messo in un posto dove non c'era un pesce. Non c'erano solo sassi. E quindi qual è la strategia? Ho capito dopo dell'Isola dei Famosi. La sopportazione degli altri naufraghi. Sì. Ma io l'ho capito dopo, però, questa cosa. Ma sì, deve essere la cosa più difficile. È la cosa più... Io sono andata in tilt col cervello. L'isola è veramente una sofferenza, ma è proprio una sfida con te stessa. L'isola, se uno riesce a fare l'isola, un po' cambia. Io sono andata un po' in depressione, però, perché non ce l'ho fatta. Però ti cambia, l'isola ti cambia. Bello, ti cambia bello. La vita. Senti, vi ragazzi, la consiglio. Starei qua. Tu no, perché sei troppo magra. No, io vorrei... No, no, l'avventura, la sfida mi interessa tantissimo. Anche invece. Sì, sì, però poi sono le dinamiche, come hai detto tu, che forse non mi spaventano un po' di più. Però senti, io pensa la rifarei, sono normale? No, no, non a me normale. Non pare, però... Facciamo la pena. No, amore, no. Senti, è stato bellissimo chiacchierare con te. Ti vogliamo... Ciao, no, ti vogliamo chiedere di tornare più tardi nella puntata, ah, certo, per chiacchierare ancora un po' con noi, nella nostra girl chat. Però se non possiamo con quegli occhi, sì, lasciarti andare, amore. Senza intonare un po', anzi, allora, insegnalo a me, quindi, che tutto il pubblico canteriamo insieme. Allora, non voglio mica la luna. Io faccio la strofa, voi fate. E poi però quando c'è non voglio mica la luna si fa questo... Questo, fino lì riesco. Ok. Allora inizia. Vorrei due... E mi fate... Nah. Sì, okay, okay. Ma io non ce la faccio, ti canto. È tutta la vita sotto. Che aspetto questo momento. Anche il pubblico insieme. Vorrei due ali tagliate per volare sempre più distante. Nah. E una baracca sul fiume per pulirmi in pace le mie piume. Nah. Un grande letto. Sei di quelli che non si usano più. Da, un giradischi rotto che funziona però quando sono giù un po'. Nah, non voglio mica la luna. Chiedo soltanto di andare, a fare l'amore, ma senza aspettarlo. Nah, voi non voglio mica la luna. Un po' di verve, dai. Ma dopo riproviamo più tardi anche con le altre ragazze. Grazie, non buttarti giù. Dai, ma la attacchiamo tutta, ma non, io sono talmente stonata che avrei fatto sbagliare anche te. Siamo delle enormi fan delle pessime coriste, mettiamola così. Pessime. Grazie per venire. Ciao.